Gentile dottoressa, ho il piacere di trasmetterle l'unica medaglia che il Presidente della Repubblica ha voluto destinare quale suo premio di rappresentanza alle manifestazioni dal titolo Unità delle Donne. 150 anni di lavoro femminile in Italia promosse per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. L'occasione mi è gradita per far giungere a lei, alla dottoressa Francesca Boccini, insieme con l'augurio sentito per il successo delle iniziative, i miei più cordiali saluti. E questa è una testimonianza che quando si lavora bene c'è sicuramente un ritorno di immagine, non solo gratificazione sia per il direttore che per tutto il personale, non solo per la biblioteca ma per il settore delle biblioteche che ho l'onore di dirigere. Queste iniziative fanno bene perché sono il frutto di un lavoro personale e di squadra. Chi lavora nelle biblioteche lo fa solamente per passione, questa, e si vede tutta la passione quando si vedono queste belle iniziative. La donna che quotidianamente si confronta con i problemi del lavoro, della vita sociale, questa è la vera donna che vogliamo ricordare. A lei va il mio e il nostro sentito e sincero ringraziamento. Grazie a voi tutti, veramente di cuore. Sul lavoro femminile apre oggi la rete di iniziative che si terranno da settembre a dicembre 2011 in vari luoghi delle città e della provincia, prevedendo al momento la diretta partecipazione di 13 enti ed istituzioni. Il complesso delle iniziative, come avete sentito dal direttore generale, ha ricevuto il premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica. La medaglia è lì in fondo alla sala per chi volesse vederla. E ciò onora non solo le persone che hanno ideato il progetto, ma soprattutto il personale, l'intero personale, la biblioteca che ho l'onore di dirigere e gli enti che hanno voluto dare la loro adesione e fattiva collaborazione. I contenuti del nostro comune lavoro, che oggi è solo alla linea di partenza, sono credo sufficientemente documentati nella cartella che abbiamo approntato e si dipaneranno ed espliciteranno non solo nelle relazioni di studio della sessione mattutina dal titolo Costruire la società e poi in quella pomeridiana Farsi spazio nella storia, nella società, nella cultura, ma soprattutto nei successivi seminari volti ad approfondire ed indagare i singoli aspetti del lavoro femminile e del suo contributo alla costruzione del nostro paese in questi ultimi 150 anni di storia. Quello che sento di dover spiegare in questa mia introduzione è dunque il senso complessivo della nostra progettazione e l'esigenza di fondo che ci ha portato ad idearla. Non una vetrina o una passerella per ottenere lodi o riconoscimenti, anche se il riconoscimento nella sua forma più alta e ambita c'è stato, ci onora tutte le donne e tutti coloro che hanno aderito al progetto e ci ripaga delle mille difficoltà in cui si svolge la nostra vita, non solo lavorativa, di italiane e italiani, ma il desiderio di riempire un vuoto conoscitivo che ci sembrava di aver osservato nelle celebrazioni di questo 150°. Poco si era parlato del lavoro, che pure è alla base della nostra Costituzione, pochissimo del lavoro femminile. E parlarne in modo concreto e documentato, parlarne dunque facendo storia, con gli strumenti della storia, il prendere corpo della memoria in oggetti, atti, libri, incontri. Entra nel nostro progetto la società civile delle donne, entra garbatamente da quelle che si sono affermate in anni di studio, attività, impegno pluridecennale, in modo più o meno o affatto esibito, a quelle che non sono ancora nominate, le precarie, e che non hanno ancora costruito l'architettura della loro presenza. E quindi, in questa
questa bella sala, dove nel corridoio lì a sinistra sono esposte le testimonianze fisiche, i volumi, le incisioni della mostra bibliografica con cui abbiamo voluto rendere omaggio al lavoro delle italiane, lasciate che io inizi con ringraziare le giovani precarie che hanno lavorato al nostro risultato, ricordando loro che nel passato alcune fra... Alcune fra le più importanti dirigenti del MIBAC iniziarono la loro attività proprio come volontarie. Certo, c'era la guerra e poi il dopoguerra, una lotta continua per la sopravvivenza in biblioteche fredde e con i pasti tesserati. Oggi ci sono altre difficoltà che si avvertono di più forse, anche perché la generazione con cui queste ragazze si confrontano, la nostra, ha avuto invece l'enorme fortuna di evitarle tutte. La storia qualche volta salta le generazioni. La forza incredibile delle nonne possa essere d'esempio e servire da sostegno morale, e ce ne vuole, alle nipoti. Ringrazio dunque Raffaella Pacelli, Serena Valentini, Alessia Vignali e poi a seguire tutto il personale della biblioteca che ha lavorato al progetto, al convegno della mostra. Progetto: Ida Barberio, Maria Assunta Bardario Grella, Paolo Cirillo, Rosalba Grosso, Maria Giovanna Ottaviani. Segreteria: Maria Gabriella D'Amore, Albertina Liguori, Mirtella Taloni, Anna Villa. Mostra per le sezioni Lavoro di Donna: Anna Sciulli, Rita Fabretti, Patrizia Di Giovagnorio, Perla Pedretti, Ludovica Petrina, Gloria Picot, Donatella Primavera, Maria Annunziata Scarpignato, Francesco Dorazzi. Per le sezioni delle donne artiste: Assunta Giorgio, Maria Gabriella Tizian, Francesca Zannoni. Ringrazio, è stato nominato prima. Sì. Hanno lavorato veramente bene, soprattutto in gruppo, e questo è importante, rimane, la relazione resta. Ringrazio Antonio Napoletano della direzione regionale INAIL e Giuseppina Maturani, presidente del Consiglio Provinciale di Roma. Ringrazio il mio direttore per essere qui oggi, naturalmente. Ringrazio i convenuti della giornata odierna: Simona Lunedei, Giovanna Altieri, Maria Luisa Maniscalco, Raffaella Baraldi, Simonetta Buttò, Rosanna De Longis, Gisella Capponi, Laura D'Agostino, Maria Concetta Cassata, Suor Maria Angela De Togni, Barbara Martuscello, Giovanna Napolitano, Alessandra Carmen Rocco, Federica Rossi Gasparrini, Valentina Sonzini, Maria Vittoria Tolassi, Giorgia Galanti, Agnese Trocchi. Se ho dimenticato qualcuno, Francesca Grosso. Ringrazio le artiste e scrittrici Elena Somaré e Dale Zaccaria. Ringrazio per l'elaborazione video Gabriele Petrella e per l'allestimento degli spazi espositivi l'architetto Alessia Baroni. Ringrazio gli enti, l'antica Sartoria Rom, l'archivio della Congregazione di San Filippo Neri, Art Apart, l'associazione Lei Può, l'associazione Mondi a Confronto, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, la Biblioteca Valliscegliana, la Casa delle Letterature, la Feder Casalinghe, l'INAIL, Direzione Regionale Lazio, l'IRET CGL Nazionale, l'Istituto delle Suore Orsoline, il Servizio per il Diritto d'Autore e la Vigilanza SIAE, la Società Italiana delle Storiche, l'UDI Nazionale, l'UDI Romana La Goccia, l'Università di Roma III, Facoltà di Scienze Politiche, l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e soprattutto la mia amica Francesca Boccini, insieme a me, ideatrice degli eventi, presidente dell'associazione culturale Vento di Tramontana, che opera da sempre per creare la cultura dell'integrazione dei soggetti deboli della società: immigrati, disoccupati, disabili, anziani, emarginati, eccetera, eccetera. Grazie.
Non è un rituale, ma anche a me tocca fare un ringraziamento. Vorrei ringraziare Francesca Boccini e Cetta Petrolo per avermi invitato a coordinare questa sessione, ma principalmente per avermi dato la possibilità di partecipare ai lavori di questa giornata, che trovo ovviamente interessantissima, sia come donna che lavora, ma principalmente come donna. Abbiamo pensato di strutturare il pomeriggio questa sessione, che ha un titolo ben preciso, appunto farsi spazio nella storia, nella società e nella cultura, perché abbiamo pensato di raccogliere quelle che sono le esperienze, le testimonianze di donne che si sono fatte appunto spazio nella storia, nella cultura e nella società. E quindi daremo poi la parola a relatrici diverse che ci daranno il loro contributo su figure diverse, dalla storica alla giornalista, al mondo religioso, alla casalinga, a chi comunque si è affermato cercando di superare quelle che sono le difficoltà che sono emerse poi nel discorso di questa mattina. Dunque, questa sessione abbiamo pensato di aprirla con un filmato che l'Agenzia Europea, che in questo momento io rappresento anche come focal point nazionale, ha premiato in un concorso cinematografico che ha avuto il proprio riconoscimento come miglior documentario sulla salute e la sicurezza sul lavoro nel Festival di Lipsia nel 2009. That is what Rose means for me. Supervisors are rushing us. We are like those people who are in jail. We are not having freedom to do something. You can look at the television and see the pictures I took of the people, of the sprayers spraying just some meters away from the women cutting the flowers, which is very risky to them. Kwa sababu sasa nimeona sasa nikienda kuandikwa pale pengine ni kifo tu. These flower pots, they use a lot of chemicals, pesticides and water. When it has just rained, all these waste chemicals and water find its way to the busy lake. My dream was to work in a good company, even to drive, if possible, to live good. Now, that dream is too far from the reality. Anche solo dal trailer, insomma, il contenuto è decisamente toccante. Ringrazio la dottoressa Cetta per avermi invitato a parlare della mia esperienza come donna giovane, vabbè, mi viene da ridere perché comunque ho 39 anni, però nel mondo del lavoro forse qua in Italia ancora può essere ritenuto essere giovane donna creativa precaria, e creativa perché è difficile per me definire esattamente il lavoro che faccio. Si può dire che io sono una di quelle persone che lavora nella rete, e la rete di cui si parlava prima. Io mi sono laureata in lettere, dopodiché dopo la laurea mi sono allontanata dal mondo universitario, con tutto che comunque ho sempre amato la ricerca e lo studio, perché ho visto immediatamente che non c'era uno sbocco lavorativo, non c'erano veramente possibilità di crescita, e tutto quello che io ho imparato, la mia
formazione è avvenuta nell'ambito dell'autoformazione. Io ho imparato a utilizzare internet negli anni 90, ho imparato a fare video, come avete visto questa mattina, insomma, a utilizzare gli strumenti della tecnologia, e con queste competenze che io ho imparato in ambiti diciamo autogestiti, cioè imparando da persone che come me, giovani, usavano gli strumenti per conoscerli e condividevano le proprie conoscenze, e grazie a queste esperienze io sono entrata in contatto con il mondo che c'è fuori dall'Italia, cioè il mondo dell'arte estero, e grazie a questi contatti sono cresciuta come artista nel mondo dell'arte elettronica. Quindi sono stata a esporre a New York, a Sydney, a Tokyo, in Germania, in Inghilterra, ho partecipato a molte conferenze che hanno avuto a che vedere con i media, con il discorso sul mondo della comunicazione, perché contemporaneamente a queste mie esperienze all'estero, che sono avvenute grazie alla rete, grazie ai contatti tramite la rete e a reti di donne, perché ho lavorato molto nell'ambito dell'arte fatta da donne, l'arte cyberfemminista, perché parliamo della fine degli anni 90 e quindi era un momento particolarmente creativo, perché la rete era ancora un mondo molto più libero di adesso. Adesso la rete è diventata Facebook, questo è molto bello perché molte persone si sono avvicinate alla rete, però è un mondo chiuso quello di Facebook, mentre il mondo della rete negli anni 90 era un mondo di potenzialità, come tutto poi piano piano viene colonizzato, come il Far West, no? In qualche modo. E in quegli anni in Italia invece ho aperto una piccola società cooperativa che ora è chiusa, perché era una piccola società cooperativa di donne, abbiamo fatto la legge, c'era una legge per l'imprenditoria femminile, noi abbiamo fatto il bando, siamo state fra quelle che avremmo potuto prendere i fondi, però non avevamo un investimento abbastanza alto, perché nessuna di noi ovviamente aveva alle spalle nessun tipo di capitale, quindi abbiamo avuto la cooperativa per 5 anni e abbiamo lavorato nel mondo della comunicazione, facevamo video, abbiamo provato a fare una piccola televisione indipendente per lavorare con la Rai, abbiamo lavorato con Resat, con la Rai, con diverse case di produzione private, e alla fine non abbiamo fallito, ma abbiamo chiuso perché le tasse ci hanno totalmente devastato. Cioè io tuttora oggi sto pagando le tasse per questa esperienza che ho fatto nel mondo dell'imprenditoria femminile, e noi abbiamo capito che guadagnavamo molto di più lavorando ognuna per conto suo, quindi continuiamo ad avere un ottimo rapporto tra di noi, siamo profondamente amiche, ma l'esperienza lavorativa è stata un fallimento totale. Questo tanto per parlare insomma delle possibilità che vengono date alle giovani donne creative in Italia, mentre all'estero insomma devo dire che è stato un pochino più facile. E un'altra cosa che volevo sottolineare sempre molto velocemente è che comunque io ho sempre continuato, oltre a fare arte e cercare di lavorare nel mondo della produzione video, ho anche continuato a riflettere sul mio lavoro e quindi a scrivere testi critici tanto sui media quanto sull'arte elettronica, e grazie ai miei contatti all'estero e costruiti sul campo sono stata invitata anche in diverse università. Ad esempio c'è stato un convegno a cui ho partecipato a Milwaukee, nell'università di Milwaukee, su i nuovi media, le nuove forme di comunicazione, e io ero l'unica persona che non aveva un'istituzione alle spalle. Le persone, c'era una professoressa di un'università canadese, un'altra di un'università della Florida, e mi dicevano: e tu da quale università vieni? E io, ma no, io nessuna, veramente. E questa cosa io la trovo sinceramente raccapricciante, ma non perché io mi merito un'istituzione alle spalle, a me non mi importa assolutamente niente, è perché non ho mai potuto avere un... cioè, mi sembra assurdo che non c'è un supporto per noi qua in Italia per poter accedere e lavorare in rete con il resto del mondo, quindi o queste cose te le costruisci da solo per fortuna oppure non vai avanti. E un altro esempio in questo campo è che nel 2008 ho partecipato in Italia alla Biennale di Arte Contemporanea Europea, Manifesta 7, che si è tenuta a Bolzano nel 2008, e io ho partecipato a questa biennale perché la biennale è organizzata a livello europeo e le persone che hanno dato il mio nome per fare questa partecipazione sono degli artisti inglesi, perché i curatori erano indiani e i curatori indiani hanno chiesto agli artisti inglesi che conoscevano chi c'era in Italia per poter partecipare alla Biennale di Arte Contemporanea Europea, e gli artisti inglesi che mi conoscevano perché avevamo collaborato in alcune esperienze sempre sul campo
campo, hanno dato il mio nome e quindi i curatori indiani hanno visto il mio lavoro e mi hanno invitato a partecipare. Questo per dire che all'interno dei circuiti italiani è difficilissimo trovare degli spazi, perché non passa mai attraverso veramente la qualità del lavoro. Ora io non voglio dire che il mio lavoro è di qualità e altri no, assolutamente, lungi da me. Io penso a tutte le altre persone come me che magari non hanno avuto neanche questa minima occasione che ho avuto io, e che quindi in realtà quello che va avanti, come poi purtroppo, scusate la polemica, ma abbiamo visto anche con la Biennale di Venezia e con il Padiglione d'Italia in che modo è stato curato, vediamo che non abbiamo proprio le possibilità qua di valorizzare l'arte e la cultura.